abbiate pazienza. Stasera non ha preso la pillola. No, sto scherzando, mio cognato. No, veramente. Il fratello di mia moglie. Purtroppo ognuno te ne guai alla casa. Io tengo tutto. E se la sorella. Io mica mi disturbo se parlo al microfono, no? No, ci hanno da dire tante cose. Io, ma è, siccome la gente è brava, non se ne andava. Mia mamma non si è raccomandata altro, ma ha detto, mamma, non ha visto cantare. Da quando canti tu la gente, un po' che la foto se ne arriva alla casa. Io mo vi canto un'altra canzone, dopo vi giuro per 2 ore, non canto più, vabbè. Però un'altra canzone la cantare, perché se non le canto qua, tanto le canto. È una canzone dolcissima, che non me la fanno cantare a casa perché è troppo dolce. C'ho mio nonno che te lo dia bene. Ho detto, nonno, ti porto al concerto di Zucchero. Ma questo è l'uveleno. Se da loro mo ti porta al concerto di Ramazzotto. No, no, Luvino, Luvino, Luvino. Allora, la canzone che ho scritto. Ma questo è un carrozzino. Ma credevi che era una motozappa, veramente. Ma come le stia a portare? Se tu vedi che mi parte sul trattore. Ma questa è la suocera, eh? Ci stava a cascaesse in un carrozzino. Sta scherzando, siamo. Allora, dicevo, sta canzone, non so se qua si usa, a Pescara, io sono di Pescara, nessuno è perfetto, diate pazienza, ognuno dei suoi difetti sono di Pescara, va bene. Da noi si usava, ma un po' di meno, una cosa bellissima, la serenata. Su qua la serenata. La signora fatta così. Su giù. Ma finita, eh? Su giù. Ma manca a Pescara su giù, sa signora? Il cemento armato ci ha rovinato pure il romanticismo. Perché le serenate si fanno in campagna che le case sono basse. E ci arriva la voce alle orecchie della sposa, capito? Se tu vai a una città, la sposa va dal 14° piano, chi cazzo ci arriva a cantare la serenata? È vero? Il cemento armato ci ha rovinato pure per questo. Io nel 59, tenevo 4 anni, lo so che non me ne frega niente, e io abitavo veramente in una frazione di Pescara. Mio padre, bravissimo, 5 figli, l'ha fatta nascere tutte entro le frazioni, così ci imparavamo la matematica. Una carriera, eh? E lo so che è una cazzata, signore, io ci campo queste cose, capite? A 14 anni mi ha regalato un cavallo, sento proprio anche l'equazione. Ah, è pure questa, la ragazza. Lasci vedere. Allora nel 59 papà mi portò alla città di Pescara. Io ero abituato a vedere una casa a fianco a un'altra, per la prima volta sono visto una casa sopra un'altra. Sento papà, che è? Ma è il palazzo? Era un palazzo. Sotto un palazzo non ci stava uno scemo che parlava con un muro. Se tu papà, ma qui sei scemo, e te qui, ma chiama Lucentro. Va bene. A Lucentro di Pescara, non si sa da matto che parlava con un muro. Io e mio padre ci abbiamo messo 3 giorni a capire che Lucio dopo. Perché l'agenda sta saurita. Giuro! Ora noi potremmo raccontarci mille cose. Però è nata questa serenata, veramente dolcissima, la dedico a tutte le donne presenti in sala, si dice così, in sala. Chiudete le finestre che sta a fare un cazzo freddo. Signori, mademoiselle, mamma mia quanta sbella. Tu volessi dare un bacio, mamma mia quanta mi piace, mamma mia quanta mi piace. Signorina, sta nottata